tutti ragazzi e bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci qui con un altro episodio di Flight Simulator 2020. Allora, riprendiamo con le nostre sfide di atterraggio e siamo arrivati a dover fare l'atterraggio in Ecuador a Quito. E allora abbiamo un turbojet ad elica, comunque l'ho già guidato questo qua, non è così difficoltoso. Ok signori, siamo pronti ad atterrare e spero comunque che non sia troppo difficile. Ho visto che tira poco vento tutto sommato. Ok, abbiamo già il carrello abbassato, il che è una buonissima notizia. Dove sta la pista? Ok, la madonna mia, aiuto. Allora vediamo che ci salta fuori, credo sia quella là. Madonna mia, se si vede male, bellissimo. Comunque ragazzi, guardate qua, panorami mozzafiato. Oh santo Dio, dov'è? Io ho detto che l'ho vista, ma non è mica vero. Va bene, signori, faremo più di un tentativo come nello scorso appuntamento, perché qua è un casino, se no a parte che ho tagliato troppa potenza, un altro po' su. Ma dove cavolo? Ah, è più in fondo qua. Certo. Adesso però andiamo giù. No, non retrospinta, non retrospinta. Calmati, aeroplanino. Piano. Ok, in teoria così la potenza è tagliata al massimo, anche se sono dei giri. Abbiamo già l'ultimo step di flap perché abbiamo molta velocità. Ok. Ok, buono. Non è male, non è male come approccio per il momento. Flap. Piano. Ok, retrospinta. Quasi, dai signori, poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio. Siamo 14 millesimi. Riproviamo un secondo tentativo, ci vediamo in atterraggio. Ho provato ad arrivare un po' più altino rispetto a prima. Tira. Oh madonna santa, che appoggiare il joystick succede questo. No, malissimo, malissimo, malissimo. Male, male. Però abbiamo guadagnato in realtà, cioè ci ha dato più punti rispetto a prima perché abbiamo scalato la classifica in realtà. Quindi bene così. Allora, passiamo alla sfida dopo, a Rio de Janeiro, signori, bellissimo. Ok ragazzi, siamo pronti ad atterrare a Rio de Janeiro. Abbiamo un Boeing A320, scusate, e questo qua sarà veramente tosto. Non come il Boeing 747 però. Allora, intanto dobbiamo cercare la manetta per abbassare il carrello, sempre che non sia... No, è già abbassato. Ci hanno graziati, signori. Allora, dovrebbe essere la pista là di dietro, quindi... no, ragazzi, qua facciamo un disastro. Qua facciamo veramente un disastro clamoroso. Allora, è un po' più guidabile rispetto al 747. Mi sto trovando meglio a manovrarlo. È un po' più pulito, diciamo, più che altro. Però, sapete, è un attimo comunque sbagliarsi. Qua dobbiamo fare una
lieve virata perché si trova più a sinistra la pista. Stiamo prendendo con molta calma, perché non vorrei forzare troppo la mano. Ma dove cazzo è la pista? Attenzione, ho capito, siamo arrivati storti. Siamo molto storti in realtà. Aspettate, tiriamo su un attimo uno stadio di flap perché non dobbiamo perdere troppa. Fai a cazzo. Eh no, stiamo andando in stallo perché giustamente il flap mi serviva per controbilanciare la spinta verticale. Aspettate, aspettate, qua dobbiamo andare su al motore, altrimenti io, a parte che non vedo più la pista. Che cazzo è? Dov'è la pista? Lui fa bene a segnarmela qua, ma non la vedo. Ah, è là di dietro, forse. Ah, perché sapete, anche individuare la pista come overspeed, perché stai a dire. Signori, bisogna cercare di capire innanzitutto le piste dov'è che sono, perché altrimenti facciamo un disastro. Comunque sembra qua, eh. Sembra qui. Correggetemi se mi sbaglio. È questa? Ma chi lo sa? Sì. È stata un'impresa arrivarci, signori. E non ce la faremo mai a atterrare con questa spinta. Eh beh, siamo storti, siamo tutto. 300. No, ma che. 200. Vediamo dove andiamo. 100. Finiremo in 60, 40, mare. 20, retard. E vabbè. Male. Giro indietro. Malissimo, malissimo. Adesso abbiamo capito dov'è la pista, signori, possiamo rimediare, possiamo. Sì, 4.000 punti, c'è cioè tipo il minimo storico. Beh, però siamo 24 millesimi, quindi vuol dire che comunque anche gli altri bene bene in questa sfida, no, eh? Ci riproviamo, anche se secondo me non avremo dei grandissimi risultati. Ma perché c'è un problema che tipo poco prima di atterrare mi dà tutto alla manetta possibile immaginabile, perché è come se pensasse che stessimo per precipitare. Però insomma, sti cavoli. E va bene, allora proviamo ad andare avanti. Adesso abbiamo un atterraggio a Sydney, bellissimo, in Australia.
Ok, signori, siamo pronti. Mi sembra relativamente semplice forse questo qui. Abbiamo sempre il nostro Airbus A320. Ok, però no, in effetti tira molto vento perché questo aereo sarebbe semplice, diciamo, rispetto agli altri da pilotare. Che figata, Sydney. Sta girando troppo forte. Guardate che figata. Smetterò mai di dirlo. Ok, siamo uno storpi rispetto alla pista, mi pare giusto. Mazza le laggate che tira però con questa mappa. Ma perché tanto più sono complesse le mappe, tanto più il mio computer fa fatica, fa davvero fatica. Troppo forte, signori, ci dobbiamo riprovare. Poi intanto vedete, mi prende il gas così, ma non sono io che glielo sto dando, anzi, devo dire di abbassarlo. Questa cosa ci fregano un poco. Perché è un po' come un sistema di sicurezza che vuole tipo salvarci la pelle, ma in realtà ci complica la vita e basta. Guardate che roba, non sono io che li do su. Vai giù con sto gas, vai giù. Dobbiamo atterrare lenti, non veloci. 500 Tanto adesso accelererà di nuovo. 300 Piano, donna. Piano, 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 piano. Mazza che spinta che ha preso. 60 50 40 30 20 retard. Relativamente buono, dai, che dite? Relativamente buono, relativamente buono. Vediamo il centro della pista. Circa. Voto ci dai? Beh, 7000, 7400, ragazzi, in classifica non male. Bene, bene, bene. Allora, sfida di atterraggio successiva, abbiamo Toronto. Toronto, signori, via che ci vediamo là. Allora, ragazzi, pronti ad atterrare a Toronto? Guardate che figate i grattacieli. Vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, qua laggherà non poco, eh. Innanzitutto, dobbiamo riuscire ad abbassare il carrello, che per noi è sempre una delle sfide più grandi. Qua, guardate, è bello comodo. Ok. Piano, piano, cazzo ce l'ho forte. La pista è là in fondo, mi sa. È bellissimo, guardate il panorama. E non guardate me che adesso andrò a schiantarmi male. Giustamente.
cambiare la pista. Come sapete non è un dettaglio indifferente. Me la indica di qua, proviamo a vedere. Non lo so, io ci vado, poi che succede, succede, andiamo con il motore, ora non ci sfracelliamo. Forse siamo dritti per dritti alla pista, volete dire che mi sono già sbagliato? Senza voler ho preso la direzione giusta. No, dobbiamo calare ancora l'altezza. Sono un partini di flap. Ci diamo una flappatina. Tanto per fargli capire chi comanda. Sì, l'abbiamo azzeccata al primo colpo, signori, grandissimi. Occhio, eh. Ancora un po' troppo alti, non siamo troppo veloci, di giù il flap, troppo alti, abbiamo già attivato la retrospinta nel dubbio noi. Di tutto rispetto come impatto, se non altro non abbiamo proprio il centro della pista, ma l'impatto ottimo, è 7358, ragazzi. E beh, questo è andato piuttosto bene. Allora, abbiamo l'atterraggio a Jackson, quindi ricomincia il giro. Direi quindi che abbiamo terminato le sfide di atterraggio. Allora sì ragazzi, vi confermo che abbiamo terminato le sfide di atterraggio nella sezione sfide e celebri. Quello che io adesso vorrei fare insieme a voi, poi dopo ci salutiamo, è questa sfida, diciamo, evento attuale, che sembra una sfida di atterraggio in un ambiente che secondo me è bellissimo. Guardate la pista e guardate la zona dell'atterraggio, secondo me fa parte della catena dell'Himalaya, quindi ci vediamo direttamente là. Allora, siamo pronti ad atterrare, non siamo nell'Himalaya, mi sono palesemente sbagliato, siamo in Francia, signori, quindi via che andiamo, dai, che ce la facciamo. Guardate, no vabbè, bellissimo, anche dall'interno, ragazzi, non so perché, guardate, il gioco di luci. Strepitoso, guardate l'esterno. Allora, dove cazzo è la pista? Cala sta potenza. Dov'è la pista? Oh madonna, ma è quella cosa lì? Cioè praticamente atterriamo in salita. Allora il carrello, vabbè, qua non si alza abbassa, quindi meglio per noi. Ah cazzo, madonna mia, è difficile questo. Proviamo, proviamo. Preparati i popcorn, perché qua ci schianteremo malissimo. Occhio, madonna mia, il vento. Ok. Mi sono calato troppo. Non lo so, signori, non lo so cosa stiamo facendo. Ci siamo quasi, eh. Oh madonna mia, occhio, eh. Dai un po' sul motore, se no stalliamo. Ok. Potrebbe quasi starci, potrebbe. Ho visto atterraggi peggiori da parte nostra. Io ragazzi, 71 millesimi, però no ragazzi, malissimo. Io ci riprovo, ci rivediamo lì. Non è propriamente la cosa più semplice a sto mondo.
partenza. Che Dio la mandi buona. Vabbè, circa. Mi hanno dato un po' una botta, vabbè, 62 millesimi, ragazzi, ma qua ci sono persone che hanno fatto i puntoni. Pronti, eh? Vediamo la potenza, che siamo alti sto giro. Andiamo pure giù al flap. Cosa che prima non abbiamo fatto. Vabbè. Vabbè, dai. Non male sto giro, eh. Infatti abbiamo guadagnato 20.000 posizioni, non male. Peccato un po' per la durezza dell'impatto, perché altrimenti il resto era venuto molto bene. Va bene, allora ragazzi, per questo episodio di Flight Simulator 2020 è tutto. Come sempre lasciate like, condividete i miei video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Clifford Game, ciao!